La galleria Chighizzo alle porte di Sassari, che va in direzione Cagliari, finora causa di disagi e rallentamenti per via della continua chiusura delle corsie, riaprirà il 29 giugno. L'annuncio è arrivato durante il sovralluogo effettuato il 17 giugno dall'assessore regionale ai lavori pubblici Antonio Piu nei principali cantieri stradali sardi in corso d'opera, accompagnato dai responsabili tecnici ANAS. Ma l'obiettivo intanto è quello di dare una fotografia esatta di quelli che sono i lavori in corso, soprattutto dare un nuovo inizio tra Regione Sardegna e ANAS, non solo fatto soprattutto di collaborazione, di programmazione, e quindi l'apertura, la comunicazione dell'apertura di Chighizzo per noi è importante, per la città di Sassari, per il territorio. Aprirà il 29 di giugno e si chiuderanno tanti cantieri che per il periodo estivo generalmente creavano sempre tanti disagi. Quindi il sopralluogo di oggi è dato principalmente per dare notizia di quello che è lo stato attuale, ma soprattutto per dire che Regione Sardegna e ANAS stanno programmando esattamente su tutte le strade, in modo tale che si possa avere realmente una contezza esatta di quello che avviene. Un cantiere lumaca, quello di Chighizzo, iniziato un anno e mezzo fa e a tratti complesso. Infatti, la calotta aveva presentato dei vuoti, in più una consistenza in attesa e non più adeguata agli standard moderni. Ora mancano gli ultimi ritocchi alla sovrastruttura stradale, che dovrebbe essere già pronta per giovedì 20 giugno, la revisione dell'impianto antincendio, nonché l'illuminazione di presidio all'utenza. Noi a fine mese, con due chiusure notturne, riusciremo a dare traffico anche su questa canna in cui abbiamo di fatto ormai ultimato i lavori. Quindi, per il periodo estivo, la configurazione delle quattro gallerie, del sistema di gallerie alle porte di Sassari e del viadotto Baddeolia, dove abbiamo recentemente ultimato i lavori di riqualificazione, verranno riconsegnate al traffico su quattro corsie e quindi nella configurazione piena sezione. Il tour è poi proseguito verso i cantieri dei lotti 2 e 4 della strada 4 corsie Sassari-Olbia. In particolare, il lotto 2 tra Arde e Ozieri sarà finalmente riaperto al traffico entro la fine di luglio. Per quanto riguarda invece il lotto 4 tra Oschiri e Berchidda, che si estende per 10 km, l'ultimazione è prevista per fine anno, mentre lo svincolo di Oschiri sarà aperto entro l'estate. In ogni caso, tutte le opere principali sono completate. Il valore complessivo è di 105 milioni di euro.